E signori miei, dopo 4 video veramente lunghissimi, siamo tornati qui con le missioni principali della storia. Adesso veramente, ragazzi, mancano circa una decina di missioni, una decina di video a concludere questo DLC chiamato Watch Dogs Bad Blood. Non perdiamo tempo, andiamo a fare le esigenze di pochi e vediamo cosa chiederanno al nostro Tybon. Tobias è sempre stato bravo a darmi sui nervi, ma è costretto a stare con me e dovrà adattarsi. Se c'è una possibilità di salvarlo, devo almeno provarci. E provaci. Moltissimo per questo. Per quanto ne so, mi ha già venduto. Venduto. Merda. Ok ragazzi, allora, incontra Tobias, entro al silo. Easy. Potevamo entrare direttamente dentro noi? No, ce lo fa fare lui. Va bene, ragazzi. Comunque, in questo giorno di giugno, praticamente in mezzo agli europei, finiremo questo Watch Dogs Bad Blood, per poi passare a Watch Dogs 2, che sarà praticamente il capitolo estivo, possiamo chiamarlo così. E scendiamo. All right, allora, dove sei Tobias? Ray, è un posto fantastico. Davvero vivi qui dentro? Ci vivevo. E adesso che ci fai, scusa? Talo. Ah, eccolo. Quindi scopriamo quanto ha offerto la Blom per il tuo contratto e chi ha pagato. Devo rientrare nel loro sistema, ma ieri sera è successo un casino. Spero di trovare un punto d'accesso al... Ieri sera era la prima missione, tipo... armato. Per noi 3 settimane fa. Ma dettagli. È ancora lì? Bloomforge? Sì, c'è ancora. A volte cerco ricambi fra i loro rifiuti. Non sottovalutare quel posto. Era una tana di hacker, ma la Bloom l'ha coperto di soldi. Non devi sottovalutare quelle persone. Quelli sono ingegneri allo sbando. Scienziati pazzi, pieni di soldi. Credo di poter gestire un paio di nerd e i loro giocattoli. Porto con me Eugene. Recupera i... che cos'è Eugene? L'ascensore? No, non può essere l'ascensore. Addirittura più giù. Madonna, il laboratorio di Dexter c'ha. Qui, bello! Hai un cane? Io sono allergico ai cani. Non è... Madonna, che rottura di coglioni che sei. Allergico ai gatti. E alla Peppa. Sono allergico agli umani. Ah, Eugene è il trattorino. Autogiocattolo. Va bene, andiamo all'edificio della Bloomforge. Vediamo cosa vorranno da noi. Comunque, questo silo ha veramente un aspetto molto simile alla... all'ultima missione di GTA 5, quando fai la follia. Cos'è? La fonderia. La fonderia. Uguale. Dentro è uguale, ragazzi. Molto più creepy rispetto a tipo l'hacker spazio che vedremo in Watch Dogs 2. Però, per chi non l'ha mai visto, non voglio mettermi a spoilerarvi delle cose. Anche se credo che... sono pronto per la Bloomforge. Parecchi di voi l'abbiano già fatto. Non rispondere. Non credo che quella gente usi il campanello. Vabbè, alzati però. Ok. Sì, sono stanchino, sto sbadigliando perché in effetti è stata una giornata pesante anche per me. Adesso ci rilassiamo tutti insieme qua in live davanti a questo Watchdog. E se... E dove l'abbiamo messa la macchina? Facciamo una cosa. Non è disponibile durante le missioni, è vero. Che palle, che palle, che palle. Datemi una macchina.
Cioè, prima della prendere in strada, tu cedi i soldi. Minchia, se cede i soldi. Grazie. Quella non è tua, ne sono sicura. E allora non rompere i coglioni, fatti i cazzi tuoi e ciao. Segnalino. La Peppa. Madonna, mi devi portare. $183,000, penso che di soldi non abbiamo problemi. Sentiamo le news. Il musicista elettronico Default impatta sui social media con un filmato della sua bizzarra esibizione dello scorso mese. Ma Default l'abbiamo ucciso. Però, come sappiamo, questa storia è ambientata nel mezzo della storia principale, quindi ci sta. La storia principale nel senso la storia di Adam Pearce. Si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. In ogni caso, le vendite del suo ultimo disco hanno avuto un'impennata. Gliel'abbiamo fatto vendere noi, visto? Che bella Chicago all'alba, ragazzi. Godetevela perché uno può essere tra meno di un mesetto saluteremo per sempre questa città. Per approdare a Frisco, che sarebbe San Francisco, come la chiamano loro. Insomma, ci ha accompagnato, è da gennaio a giugno inoltrato, 6 mesi buoni. Chicago... 5 mesi buoni, quasi 6, scusate. Seppellito il suo capo criminale Dermot Quinn. Ma suo figlio, Neil Quinn, è stato interrogato in settimana dalla polizia per un sospetto coinvolgimento in una serie di bombardamenti a Mad Mile. La polizia ci informa che anche se non sono stati emessi ordini di cattura, terrà sotto pressione il club per evitare un altro Lucky. Però Lucky Quinn è già morto. Cioè Default è vivo, ma Lucky Quinn è morto. Non ha senso, perché prima è morto Default. Però è pieno di stronzi che non vedono l'ora di provare a prendere il suo posto. Qualquadra non mi cosa, ma poi chiariremo tutto. Stata facendo, ragazzi, non vi preoccupate, state connessi, like, iscrizione, tutto quello che dovete fare, e avremo poi tutte le risposte alle nostre domande, non vi preoccupate. Tra l'altro, facendo le pulizie delle strade, ho avuto un sacco di punti abilità da riscattare. Infatti adesso siamo messi molto bene, poi semmai ci diamo un'occhiata. Intanto raggiungiamo il posto. Andare e uscire prima che capiscano la mia tattica. Siccome ho tanti oggetti, come fare una cosa? Scan sito S. E appunto ci mostra che soli non siamo. Però sono tutti su. Non proprio tutti. Ok, allora. Con tutto quello che abbiamo fatto di missioni secondarie, pulizie delle strade, ora non voglio cazzi, eh. Non voglio sentire storie a riguardo. Ho fatto la cazzata più cazzata che potessi fare, però vabbè. Ok, l'ho preso. Possibile che se ammazzi un'antisommossa, tipo magari con una bomba all'esplosione, ti dà più punti che un colpo alla testa? Anzi, un'uccisione anche di un soldato normale ti dà più punti che un colpo alla testa. Ok, va bene. Ho finito la concentrazione. Adesso un secondo. Allora, lui è troppo lontano. Bisogna trovare un'alternativa. Attenzione a quelli su che pattugliano, eh. Mai distarsi in secondo. Tac. Si fa così con lui. Allora, nell'edificio ci dobbiamo entrare. Quindi un varco va trovato. Io credo che il varco più probabile siano appunto quelle scale laggiù. Anzi, penso sia proprio l'unico varco disponibile, quindi tanto vale provare. Tutto su. Tac. E adesso arriva il bello. Perché, oddio, sono in 6. Non è che siano poi tantissimi.
Ma io farei una cosa molto più saggia. Cominciare da qui? No. Non è saggio per nulla. Poteva sembrare, ma non lo è, perché uno è dietro un muretto e non è il caso. Direi tanto che il caso ci consiglia. Questo cazzo ci consiglia, ragazzi. Ok. Ottima mossa, soldato. E ciao. Ragazzi, con tutto l'allenamento che abbiamo fatto, direi che queste missioni ci dobbiamo proprio mettere al culo. Detta senza mezzi termini in causa, ragazzi. Fuori dai coglioni. Fuori dai coglioni. Altro colpo in testa. Però ragazzi, io voglio essere un attimo sicuro di ciò che faccio, e quindi voglio uccidere anche gli ultimi due rimanenti, che adesso sono diventati uno. Perché tanto poi lo so che all'uscita vedremo invasi che manco la Polonia. Però mi piace fare le cose pulite finché sono in grado di farle. E così però tu non mi metti in grado di farle, perché ok, a posto. Si è pure ritirato tutto il rosso sulla zona. Benissimo. Allora, andiamo dentro, poi vediamo. Soda. Aspetta. Cosa? Vediamo se gli rovino la sorpresa. Acchera. Bello il circuito. Emozionante. Beh, anche abbastanza easy, ripeto, dopo tutta la storia principale. Queste cose qua sono abbastanza semplici, però magari per scontate. Ok, tutti gli altri circuiti non contavano un cazzo, vabbè. Astuto. Almeno col con laser sappiamo se ci intercetta o meno. Che tipo? Laser? Quanti tipi ce ne sono? Beh, già solo di laser a gas ce ne sono 8 tipi. Azoto, anidride carbonica, argon. Merda, laser di sicurezza, dico. No. Ah, oh. Quelli sono miei. Cosa? Ma li hai messi tu, ma dai. Beh, no, li ho ordinati prima di lasciare la Bloom Forge per i piani alti. Incredibile che li abbiano tenuti. Quelli vanno matti per la roba vintage. Se ne azioni uno, tutta la Bloom Forge va offline per impedire ogni accesso. Merda. Buono a sapersi. Buono per modo di dire, ovviamente. Quanto dura il viaggio in ascensore, ragazzi? Siamo scesi in viaggio al centro della Terra, ragazzi, perché vabbè, finché sono così si può fare. Poi Io non posso farcela. Eugene, state. Eugene L1. Vai, Eugene. Auto RC. Scomoda però, eh. Accelera, frena. Sì, però ragazzi, scomodo chiamarla così, con L1, R1. Potevi metterci il tasto e basta. Vabbè. Comunque, l'importante è che si possa stordire. Al mio telefono, così. No, quanto è lenta. Quello di Watch Dogs 2 è un razzo. A lui con la sua telecamera. Allora, X abilità speciale, non voglio sapere qual è in questo momento. Intanto facciamo così. Ora torna a casetta. Ok, perfetto. Dovrò fare qualche reindirizzamento. Belli sul muro. Anticipa ciò che verrà un giorno. Spoiler. Saranno tutti così da Watch Dogs 2 in poi. Audio diario. La Bloom vuole investire nel nostro gruppo di
di hacker e questo ci ha messi uno contro l'altro. Ah, me li fai apparire adesso le indagini, grazie. Vogliono evitare il controllo corporativo perché tradisce. Meglio tardi che mai, eh? Che facciamo qui, chiaro. Ma d'altra parte. Però a 20 ad odiari, ragazzi, li troveremo tranquilli. Abbastanza easy come cosa, basta fare le missioni. Potremmo fare qualcosa di importante invece di cazzeggiare e basta. La Bloom promette di lasciarci un totale controllo creativo. Dice che vuole investire, non imporsi. E io le credo? Non del tutto. Il gioco vale la candela. Sì, ma mi ritrovo in minoranza. Questi qui preferiscono parlare di astronavi piuttosto che del futuro. Devo riuscire a convincerli. E poi, perché la gente è fissata con l'estetica delle astronavi? Non serve essere eleganti nello spazio, conta la funzionalità, non la forma. Minchia, oh. Poema fatto. Andiamo a 2 su 20 e andiamo avanti. Me e Rose in un laboratorio della Bloom. E ci hanno spiegato il nuovo progetto. Opela! Central Operating System, CTOS in breve. Un software gestionale urbano. Ok. Sapevo che era una cosa. Questo grossa, posto ti somiglia. Doppia voce di Tobias, fantastico. Grazie. Credo. A cosa lavoravi prima della Bloom? Sistemi di controllo valvole modulari che si... Non è che posso sparare laser. Base ai cambiamenti di pressione. Vabbè. Interna. Passare qua dentro è una cosa abbastanza easy. Da te. Ha iniziato subito a prendersela con... Oh, ci sono anche quelli che camminano così, ok. Una coppia di teste di cazzo per avermi chiamato Tobias. Oh, quanto l'ho rischiata, raga. L'ultimo a chiamarmi Fruer è stato il prof di ginnastica. Non permetterò a un cazzo di esaltato di rovinarmi la festa. Passa, grazie, ok. E fin qua ci siamo. Sembra molto quella... quel posto dove a GTA 5 rapirono Michael, non so se vi ricordate. Carne fresca era la missione. Andiamo qua nel centro. Hackeriamo, chiave di sistema. E a destra. Madonna che ansia sti laser. Dritto. Via. Ma poi va fatta tutta al contrario dopo. Non mi sorprenderebbe la cosa conoscendo il gioco. Comunque va aperta questa porta. Usiamo Eugene. Slow Gene, perché ragazzi è lentissima. Madonna. Un lentume assurdo. Comunque lo attiriamo qui, così possiamo passare. Ciao, grazie. Era comparso il tastino a tira, aspetta. Ok. Sì, non è normale. Passiamo da sotto. E dentro, tanto lo so già che questo filo spunterà. Questo flusso di corrente, chiamatelo come volete. Ehi, ho di me. Spunterà in questa zona. Qua? Boh, di qua. Ah no, vedi? Vedi? Loro non si accorgono di nulla, quindi tanto meglio. Vai Eugene, salta. Anzi, sali. Lo richiamiamo, facciamo prima. Abbiamo aperto, adesso ovviamente è un bel dito in culo perché... Sì? Ma che, stiamo scherzando? Io... Te sei un coglionazzo proprio. Esatto, che? Che? Proprio, che? E appunto, che cazzo hai combinato Tobias? Maledetto te, guarda, tanto... Oh no. Osa. È Canada. Poi
Qua ci siamo. Che culo. Meno male viene coperto dal... da quella flight case lì. E adesso c'è da andare laggiù. No. Aspetta il prossimo raggio. Ok. E via dai coglioni. Su. Usa il secondo. Immagino che adesso ci sia da fare il giro perché... Ale. Uff. Ogni tanto il gioco mi vuole bene. Di qua. Ci da rifare la stessa cosa. Sopra. E andiamo. Ah, vedi? Vabbè, adesso ragazzi. Metto le chiappe che di notte qui la Bloom Forge organizza le feste con i laser e un sacco di LSD. Ma tipo una telecamera per vederci meglio non c'è, vero? Non c'è. Ci attacchiamo al cazzo, proprio detta senza mezzi termini. Manca la corrente da lì, non gliela diamo in questo modo. Però poi gli manca da là. Ah, che affar serio che sia. Vabbè, è normale che i DLC siano più complicati rispetto alle storie principali, abbastanza comune come cosa. Questa è una nuova sorgente. E poi non fa un cazzo. Bisogna dare corrente a quello, quindi così. Così. E così. Yes. Madonna, ragazzi. Ok, vediamo cosa avete su. Dobbiamo cancellare Fruera allora, ragazzi. Sassi. Lo chiamerò quando uscirò da qui. Ma prima devo pensare a come uscire da qui. È tempo di uscire di scena. Stacco la corrente. Grande soluzione. Meglio. Fuggi o elimina tutte le guardie. Intanto gli allarmi penso siano... Proviamolo. Tu lo vedi? No, non vedo un cazzo. Potresti fare una cosa molto carina. Cazzo, ma è uno scherzo. Possono colpirmi alla cieca. Serve aiuto, è un ferito. Aspetta, ciao. Io fuggirei, ma questi mi vengono incontro. Io come cazzo faccio? Di qua si va. Bene, Eugene. Che ne dici di affilare le armi? Potenza. Ah, ok. Costo in punti zero, perfetto. E ridammi Eugene, aspetta, eh. Così? E poi gli si spara? Beh, è figo! Però... non è proprio la cosa più comoda, eh. Quei 10 metri in alto. Chiave CTOS. Si è visto bene, fra. Qualcosa che non va. Ma che... Oh, cazzo. Esplodi anche te. Chi mi ha venduto questa roba passerà un brutto quarto d'ora. Tutti e due fuori. Dai coglioni. A posto, grazie. È stato bello così, più o meno. Sopra. Chi abbiamo? Certo, non mi avete visto proprio. Non mi avete visto? Aspettiamo un secondo. Fuori dai coglioni. E fuori dai coglioni anche te. Meno male c'è la concentrazione, ragazzi. Dateci una Watch Dogs 2, per favore. Date un'occhiata. Attenzione. Occhio. Cazzo, ma è uno scherzo. Muori così. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa. Fatti sotto! Che non va. 3 audio di Ari su 20. A me sembra buono. Mi ha detto che non
male per puro profitto. Mi ha accusato direttamente, perché in qualche modo sono diventato il tramite. Hai visto un amico a terra? Allora, adesso ci andrai pure tu. Non lo faccio per i soldi. Lo so. Andate lo a cercarlo. È quello. È quello che dico. Ciao. Ma sul serio, voglio vedere. Tanto altri punti a verità. Godo benissimo. È arrivata la mia occasione. Basta. Ascensoris. Assistenza tecnica. E andiamocene a fankul. Allora, ho il tuo file. Ti dico la verità, sei proprio nella merda. Ti hanno mandato contro Fixer di prima categoria. Gli stessi che cercano me. Beh, allora combattete insieme, no? Le mie tracce da anni. Non hanno nemmeno i miei dati biometrici e mi trovano lo stesso. E ora sono interessati anche a te. Dopo 10 anni? Ma perché? Non lo so. Ma dobbiamo risolvere questo casino prima di pensare a un piano di fuga. Non abbiamo molto in mano. Sappiamo solo che i Fixer hanno scoperto che vivevi a Merdopoli. Sì. Merdopoli. Cazzo, che c'è. Shitland sarebbe. Ora che facciamo? Ho un'idea. Ora vengo. O Shitfield. E passiamo alla fase 2. Occhio a come parli. Mi farai venire un attacco di panico. Beh, fattelo venire adesso, perché poi ti userò per far uscire i Fixer allo scoperto. No. Fuggi, elimina tutte le guardie, ragazzi. La mia previsione è fatta. No. All'inizio missione. Sta per si è avverata perché. Capino. C'è stato il ricarico di guardie. Non appena abbiamo abbandonato l'edificio. Comunque, cominciamo con te e andiamo avanti. A parte che le scale sono qua, potrei veramente risolverla presto, però non voglio rischiare. Allora, fuori. E anche te. Bellini tutti lì in fila indiana come all'asilo 1. All'asilo 2. E all'asilo 3. Perfetto, pulito proprio ragazzi. Munizioni e soldi come se non ci fossero domani. Qua ci sono le scale. Ma a questo punto faccio fuori anche te, dato che ci sei, sei l'ultimo. Non ti lascio lì a vivere così. Non sei utile alla società, guarda. Porti anche chili in più sulla terra. E adesso ci finisci sotto, a posto così. La terra pesa 600 kg meno adesso. Atto 1, 3 di 3. E ragazzi, andiamo avanti con la storia. Ci dovrebbe essere una chiamata, credo. No, non c'è la chiamata Tobias, perfetto. E allora ragazzi, ci salutiamo. Ci vediamo alla prossima, che sarà la parte numero 08. Dadri, è tutto. Un bacione, statemi bene. E alla prossima. Like, iscrizione e tutto quanto, ovviamente.